possiede esistere dentro me. Tu sei un regalo più bello per me. Non mi lasciare né morirei. Se lo farai, giuro che impazzirò. Una nuova voce su New Generation Napoli in Radio Italia in Belgio, e questa è la voce di Manuel, Lasciami un ricordo. Ovviamente questo è un'anteprima del lavoro discografico di questo giovane artista, ovviamente questa nuova generazione della musica napoletana. Lui è Manuel e salutiamolo, Manuel, e vediamo di conoscerlo un po' meglio così in 5 minuti. Noi gli diamo il benvenuto a Manuel. Ciao Manuel! Buonasera a tutti. Come stai, Manuel? Tutto bene, a te come va? Sto molto bene, Manuel, sto molto bene. Fra 10 minuti ho finito, però sono molto triste lasciare il programma, però mi fa piacere averti qui al telefono con me, Manuel. Piacere è mio. Allora, senti un attimo, Manuel, io so che sei un figlio d'artista, tu, vero? Cioè, figlio, sì. Nipote o figlio? Nipote. Sei nipote del grande Mauro Caputo. Ecco, dunque tu artisticamente ti fai chiamare Manuel e basta, non hai messo il Caputo, vero? No. Ecco, perché non l'hai messo? Ma perché io voglio essere, diciamo, un ragazzo semplice. Ecco, ma Manuel è il tuo vero nome? Sì, sì. Ah, ho capito. Allora, Manuel, ci puoi spiegare così in due parole come nasci tu artisticamente? Ma questa passione nasce fin da piccolo. Sì. Dunque, come... Sì. Dimmi tutto, Manuel, dimmi. Non si sente bene. Non mi senti, Manuel? Non si sente. Non mi senti? È nato così, poi mi sono trovato a cantare sul ristorante. Sì? E ho ucciso il mio primo disco. Ecco, questo sarebbe l'anteprima del tuo primo disco, no? Del secondo disco. Ah, questo è del tuo secondo disco, che ha già dunque inciso il tuo primo disco. Il primo disco, sì. Ho capito. Allora, questo secondo disco che uscirà quando, Manuel? Ma a breve, diciamo fra qualche mesetto. Uscirà questo album. Sì. È già pronto oppure bisogna ancora rettificare un po' di cose? Siamo in preparazione. Ho capito. Senti un attimo, Manuel, c'è un artista napoletano in cui ti aspiri? Franco Ricciardi. Ah, è l'artista che tu ti aspiri di più. Cioè, perché so anche che il tuo autore è anche l'autore di Franco Ricciardi, vero? Esatto, Mariano Alfano. Ecco, che salutiamo con grande affetto. Allora, tutta la sua famiglia. Ecco, senti un attimo, Manuel, tu che sei nipote di un grande artista napoletano, ricordiamo Mauro Caputo, che consigli ti dà il tuo zio, se te li dà, ovviamente? Ma di essere sempre una persona umile, di portare a termine i propri sogni. Ho capito. Senti, Manuel, un'ultima domanda, perché veramente arriviamo così a sgoccio e poi magari troveremo un altro giorno dove possiamo fare una più lunga intervista. L'unica cosa che ti domando è che dove vuoi arrivare tu nella musica? È veramente un lavoro che vuoi fare oppure una cosa che ti diverte, poi magari poi ti oppure magari tu un giorno smetterai di cantare? No, ma io lo faccio perché per me la musica è un sentimento. Sì. È una cosa che vuoi fare per guadagnarti la vita o magari una cosa che vuoi fare così? Non lo so, dimmi tu. È una cosa che vuoi veramente fare? Ma io lascio tutto al destino, come viene così ce la prendiamo. Ecco, però se non ci... per ora lo faccio per passione. Lo fai per passione. Dunque, anche se per te la cosa non andrà più alto, tu continuerai comunque a cantare, no? No, io la tengo dentro la musica. La tieni dentro, dunque devi continuare, Manuel, capito? Se ti piace cantare, continua a cantare, non ti fermare. Anche se avrai critiche, bisogna comunque continuare. Se tu te la senti, bisogna continuare così. Esatto. Va bene, esatto. Manuel. Manuel, tu sei a Napoli, vero? Sì, sono a Napoli. Va bene, allora tu fai una cosa, da parte mia salutami tutta Napoli, va bene? Va bene, ti cambio. Va bene, Manuel. Io ovviamente siamo veramente sgoccioli, perché avrei tante cose da chiederti, però siamo veramente sgoccioli. Ci metteremo d'accordo per una prossima intervista, magari una intervista un po' più lunga, così ti conosciamo meglio. Va bene, Manuel? Va
Va benissimo. Ok, Manuel, non riattaccare, ti prendo un attimo fuori diretta e noi ci ascoltiamo ancora questa tua nuova canzone dal titolo Lasciami un ricordo. Non riattaccare, Manuel, va bene? Bacio a tutti. Ciao, Manuel. Grazie d'esistere dentro me. Tu sei un regalo più bello per me. Non mi lasciare né morire. Se lo farai giuro che impazzirò. Lasciami un ricordo che non posso cancellare. Questo nostro amore simbolo di primavera. Dai, stammi vicino, fatti accarezzare e fammi sentire il tuo colore sulla pelle. Siamo innamorati, noi siamo legati, non finisce questa storia tra di noi. Lasciami un ricordo se tu te ne vai, non cancellerò mai questo amore. Tu mi fai stare bene quando sto con te. Lasciami un ricordo se tu te ne vai, non cancellerò. Siamo legati, non finisce questa storia tra di noi. Lasciami un ricordo se tu te ne vai, non cancellerò mai questo amore. Dimmi che mi ami, almeno dimmelo anche tu. Mi fai stare bene quando sto con te.